Si chiamava Wilder Wilder McDaniel, aveva solo 2 anni di età. Purtroppo è stato trovato morto nella sua cameretta nella contea di Dallas nel 2018. Soltanto ad oggi, come oggi, l'esame di autopsia è arrivata purtroppo una conferma brutta, ossia che si è trattato di un omicidio. Il bimbo infatti sarebbe morto per strangolamento. Dunque, caso chiuso per quanto riguarda la vicenda di questo bambino. Il sangue ritrovato nel cuscino sarebbe uscito dalla sua esile bocca dopo che presumibilmente l'omicida glielo avrebbe messo in faccia per andare a soffocare. Il bambino sarebbe stato messo prima nella culletta, poi nel corso della notte fatto fuori. Non si sa come possa essere finito per terra, non si sa nemmeno chi possa aver compiuto il vile delitto. All'inizio si pensava che la morte fosse dovuta ad una caduta accidentale dal lettino, ma non c'erano ferite che potessero andare a ricondurre alla relativa caduta. Diversi segni di percosse poi sono stati ritrovati sul corpo, probabilmente nel tentativo di sottrarsi il bimbo stesso ai colpi che l'attentatore, o meglio l'aggressore, ha compiuto nei suoi riguardi. Un salutone caro da Toriano, conosciuto e troviamo italiano, Wilder McDaniel, riposi in pace.